Al Galli il Baveno supera per 2-0 l'Oleggio. Il primo sussulto del match al secondo. Telefonata di Serzano che non disturba Siviero. Ci prova ancora il numero 7 di casa. Conclusione fuori misura. Alla quarta d'ora ripartenza dei padroni di casa con Ramalo che crossa dalla sinistra. La girata di Salzano costringe Siviero alla deviazione in calcio d'angolo. Al 22esimo il Baveno passa in vantaggio. Ramalo sfonda ancora una volta sulla sinistra. Palla Prandini che allunga per il solito Salzano che da pochi passi trafigge Siviero per l'1-0 in favore dei bianco-blu padroni di casa. Un minuto dopo ancora Baveno in avanti. Il diagonale di Romano è fuori misura. Episodio da Moviola alla mezz'ora. Cross di Mattioni dalla destra. Salice interviene in maniera scomposta toccando la palla con un braccio e riesce così a liberare il pericolo. Sul ribaltamento di fronte, Salzano da calcio piazzata, palla alta sopra la traversa. Tanto va bene in questo primo tempo, lo testimonia anche l'azione personale di Romano che si conclude con un tiro che si spegne sul fondo. Secondo episodio da Moviola al 40esimo. Prandini punta Sironi che si aiuta con un braccio per fermare la punta di casa. Anche in questo caso il signor Antalla di Torino lascia correre. In finire di primo tempo Chiodi è incerto nell'uscita ma Luca Cherchi non riesce ad approfittarne. Nella ripresa, dopo 11 minuti, verticalizzazione di Jonai per Salzano che calcia di prima intenzione, palla fuori di non molto. Al 20esimo, punizione di Lattajac, nessun problema per Chiodi. Oleggio, vicino al pareggio al 26esimo, va circa da calcio d'angolo per Caporale, Chiodi è decisiva e devia in calcio d'angolo. Un minuto dopo, ancora Caporale, questa volta da calcio piazzato, palla fuori alla destra di Chiodi. L'Oleggio è tutto nei piedi di Caporale, il migliore dei suoi, che ci riprova ancora da calcio piazzato, senza però centrare il bersaglio. Al terzo di recupero il Baveno chiude i conti, cross di Ramalo per Salzano che fa il definitivo 2-0.